Ciao a tutti, ciao da Andrea Unger. Oggi siamo qui con un ospite perché vivendo nel mondo del trading da anni, essendo questo ormai, anzi da sempre per quello che riguarda il sottoscritto internazionale, si parla tanto anche di appunto operatività all'estero, dall'estero, quindi con conti esteri e spesso parecchi partecipanti al mondo Unger Academy chiedono lumi su quello che riguarda l'aspetto più noioso per tutta la faccenda, la fantomatica dichiarazione dei redditi e via dicendo. Ecco, sono due ostacoli. Primo, capire come si fa e secondo, anche cosa comporti fare eventuali errori o c'è anche chi fa il furbo, diciamolo pure, no? Non riguarda noi, ma qualche volta c'è chi tenta di eludere questa cosa. Allora, abbiamo pensato bene di rivolgerci a un esperto che è qui con noi oggi, esperto sia in materia fiscale ma anche in materia legale, in quanto avvocato. Ed è con noi Carlo Alberto Micheli. Benvenuto, ciao. Grazie Andrea per avermi ospitato. Io sono Carlo Alberto Micheli, avvocato e dottore commercialista. Ho anche io un canale YouTube dove pubblico appunto notizie inerenti a questa tematica e mi fa piacere fare una chiacchierata con te perché questi aspetti fiscali spesso sono visti un po' con sospetto, con paura, e invece capire negli aspetti base quello che dobbiamo fare a volte è anche indice di tranquillizzazione proprio per le persone. Quindi le persone riescono a dire: ah, ok, ho capito, sono più sereno, sono più tranquillo, affronto quello che poi ogni giorno tutti dobbiamo fare, con cui tutti dobbiamo fare i conti, che è appunto la dichiarazione dei nostri guadagni, dei nostri redditi. Ecco, quindi oggi metteremo un po' chiarezza a questi aspetti. Naturalmente, per quanto possa apparire stupido, io più dell'eventuale sanzione per qualche errore, temo proprio il casino che possa generare quell'errore nella comunicazione con l'Agenzia delle Entrate, per come sono fatto io poi. Ovviamente poi la sanzione non è mai una parte piacevole se dovesse capitare. Addirittura una volta mi hanno restituito 155 euro, mi hanno scritto una lettera che già quando arrivano, mi dice: no, guarda, ti dobbiamo dare 155 euro indietro. Quindi, insomma, non sono così cattivi come a volte li si No, dipinge. no, allora diciamo che esistono tipologie di errori e tipologie di altri errori. Esistono quelli che vengono chiamati errori formali, che un semplice errore formale non comporta un dover pagare in più o in meno l'imposta. Quindi questo errore formale generalmente non è sanzionato. È sanzionato quell'errore che ti fa pagare meno imposte di quella dovuta. Ecco, quindi in caso in cui fosse fatto un errore di calcolo, dal quale poi scaturisce una minore imposta da pagare, allora in quel caso, quando vengono fatti i controlli, ti viene fatta pagare la differenza d'imposta più le sanzioni. Ecco, quindi questa cosa qui avviene. Poi le sanzioni e il quantum delle sanzioni dipende dal fatto se te paghi subito, se fai ricorso oppure no. Quindi ci sono varie formule. Invece ti dico una cosa: che qualora tu invece pagassi di più, difficilmente ti dicono qualcosa, tutti zitti, se li tengono, No, no? con Poi a me sono volte stati può capitare bravissimi. che te li danno indietro. Sai quando capita? Quando fanno i controlli formali computer. Allora, siccome la prima fase dei controlli è quella fatta dai computer, se il computer verifica che c'è stata liquidata l'imposta in più, ti arriva una lettera in automatico. Se invece verifica un operatore, non è detto. Ecco, il computer, sapendo che io faccio trading automatico, mi ha preso simpatia e ha detto: facciamogli un po' un favore. No, Ecco, comunque sì, sì, infatti tu diciamo. dicevi che il tuo canale YouTube lo metteremo poi in descrizione, perché effettivamente io ho scoperto su YouTube e ho seguito diversi interventi con interesse, proprio perché trovavo delle risposte alle volte, magari anche a quesiti banali per chi bazzica nel mestiere, ma non banali per chi invece ha questa incombenza oltre all'attività che fa. Come tu sai, tutti quelli che gravitano attorno alla Unger Academy ci occupiamo di trading automatico sui mercati prevalentemente esteri e normalmente operiamo con un conto all'estero, in particolare con i broker Interactive Brokers, che recentemente erano in Irlanda, era in Inghilterra, insomma comunque estero. E nell'ultimo periodo si è aggiunto anche il mondo cripto, che ha aggiunto confusione, anche perché è una materia in continua evoluzione, no? Però prima di tutto, io quello che vorrei dire, ho notato quando trovo articoli sul web generici una gran confusione per quello che riguarda
la distinzione fra quadro RW e RT. Spesso si parla di RW come quello che serve a pagare le tasse. Il nocciolo della questione invece non è così. Almeno spero che non sia così, perché io ho sempre fatto entrambi. Allora, sono due quadri diversi in dichiarazione. Generalmente si parla di più del quadro RW e un pochino meno del quadro RT, perché in realtà servono entrambi per pagare le tasse, però dove le tasse sono calcolate alla fine è nel quadro RT, quello è il quadro di calcolo. Allora, il quadro, cerchiamo di dare una definizione più semplice. Il quadro RW è quel quadro nel quale si vanno a indicare i possessi di attività estere o di natura estera. Ok, quindi se io ho degli immobili all'estero, se io ho delle partecipazioni sociali all'estero, se io ho dei conti correnti all'estero, se io ho delle piattaforme di trading, come in questo caso Interactive Broker, ma possono essere anche quelle più commerciali che conosciamo, da DeGiro, Aitoro, eccetera. Se io faccio peer-to-peer, Bondora, Mintos, questa roba qua, se io faccio le monete virtuali, sono tutte attività estere oppure attività di natura estera. La differenza è che estere sono localizzate all'estero, di natura estera non è detto che siano localizzate all'estero. Basti pensare alle monete virtuali in alcune loro accezioni. Nel quadro RW, secondo le regole disciplinate nelle istruzioni alla dichiarazione, io vado a indicare il possesso di queste attività. Per quanto riguarda i conti correnti, già nel quadro W io trovo un'imposta che si chiama IVAFE, la quale è calcolata all'interno del quadro W. Mentre per quanto riguarda casi come le plusvalenze, quindi cessioni di partecipazione all'estero, oppure plusvalenze derivanti dal Forex, oppure prelievi derivanti dalle monete virtuali, questi valori, i prelievi che io ho fatto, li vado a indicare nel quadro RT. Nell'RW andrò a indicare il possesso e la loro valorizzazione. Nel quadro RT i redditi da quelle attività. Poi il quadro RT è riepilogativo. Mentre il quadro RW ci sono tanti righi che corrispondono alle tante attività, poi tutti i calcoli di queste attività si sommano nel quadro RT sostanzialmente in un unico rigo. La differenza è questa: l'RW mi indica quali sono le mie attività e non è detto che queste attività producano un reddito, indipendentemente dal fatto se producono un reddito o no. Cioè, io dichiaro il possesso di monete virtuali indipendentemente dall'aver generato dei prelievi assoggettati a tassazione 26%. Dichiaro l'immobile all'estero indipendentemente dal fatto che sia locato, eccetera. Io dichiaro di averli. Nell'RW io metto i redditi di natura estera o esteri che sono suscettibili di produrre un reddito imponibile. Li devo indicare, li devo dichiarare, perché lo Stato, perché questa è la legge, e quindi è così che si fa, non è che io non mi esprimo se è corretto o non corretto, così chiede e così facciamo. Poi, nel qualora nostro caso, redditi, il conto Interactive Brokers, il conto Binance, per intenderci, esatto. E questo sembra una cosa dell'ultima ora, anche eventuali criptovalute che si hanno anche sull'hard wallet, quindi anche sul giocattolino che si tiene nelle cassette di casa, no? Allora, dell'ultima ora, l'interpello 788 del 2021, che aveva ad oggetto le chiavi private, dice sì, vanno dichiarate anche quelle. In realtà ci si arrivava a questa cosa. Io in tempi non sospetti, quindi un anno fa, dicevo: ragazzi, le chiavi private vanno dichiarate, perché comunque sono attività di natura estera, c'è una circolare del 2013 che spiega la loro natura. E perché vanno dichiarate? Perché comunque le valute virtuali operano in una norma dove c'è un concetto di giacenza, e come fai a valorizzarle se non le dichiari? Cioè, sostanzialmente ti complichi la vita, nascondi dei redditi che non ha senso nascondere, almeno che tu non sia un criminale, ma se sei un criminale non te ne frega niente di fare dichiarazioni, ok? Quindi non le fai e basta. E quindi generi confusione inutile, che poi dopo dovrai tu giustificare in caso di verifica fiscale, perché non pensate che in caso di verifica fiscale vi fanno i conti. Voi dovete portare tutti i report. Dovete portare tutti i report, fare i conteggi e dare spiegazioni di quello che avete fatto. Perché se lasciate fare i conti agli altri, poi fanno come vi pare. Quindi, cioè, io non farei mai fare i conti agli altri. Anzi, nell'ultima verifica fiscale ad oggetto monete virtuali che abbiamo avuto, i nostri conti hanno dimostrato scambi di Bitcoin per $14,000, quando in realtà la Guardia di Finanza ci contestava scambi di Bitcoin per $77,000. Ragazzi, sono due cose molto diverse, perché chiedevano: ma l'origine di questi fondi dove sono?
E noi, io poi dopo ho visto i report e ho detto guardate che voi avete sbagliato il tasso di cambio, avete fatto gli scambi ma non avete valorizzato il tasso di cambio del Bitcoin in maniera corretta, tornava al nostro e quindi finito e si va avanti. Ecco, è un po' come dire se io oggi acquistassi il token Carlo Alberto e lo mettessi sul mio hard wallet e poi stessi zitto perché tanto c'ho l'hard wallet, poi questo fa mille per, quando io voglio capitalizzare dovrei dire, si dicono ma dove è stata fuori questo token, dov'era, perché non mi hai detto niente? Devi dare eccessiva giustificazione, invece il monitoraggio costante negli anni, anche delle chiavi private, aiuta, perché poi quando te li vai a prendere non devi più giustificare nulla, figura una dichiarazione. Poi, cioè alla fine l'Agenzia delle Entrate con le istruzioni 2021 ci dice, in parole povere, guarda, puoi fare anche un solo RIG di quadro RW, ok? Dove puoi confluire al suo interno operazioni della stessa natura. Quindi sostanzialmente significa che se io ho Binance, Coinbase, Kraken e una chiave privata, io posso mettere anche in un unico RIG. Non importa che ne faccia quattro. Questo aiuta perché fa spendere meno. E ti dice l'agenzia, però mi raccomando, quando poi fai l'RT, fai il calcolo giusto della serie. Ti consente di fare un unico rigo in RW dove te mi dichiari il possesso di monete virtuali. Poi però quando fai l'RT, mi raccomando, dovrai avere un report a supporto di quello che mi dichiari, perché poi io te lo chiedo. Questa è la sostanza di quello. Ed è effettivamente così. È successo effettivamente così, perché ora sono partiti i controlli e questo è quello che chiedono. Cioè, a me mi fa un po' sorridere chi dice non c'è una legge che dice che le criptovalute vanno dichiarate. Ma questa è una stupidaggine. Non c'è, ragazzi, è una stupidaggine. Cioè, chi dice questo mente sapendo di mentire oppure è ignorante, perché non ci sono... Non è che per ogni attività che voi fate nella vita esiste una legge puntuale che la regolamenta, ok? La legge disciplina dei fenomeni, disciplina dei grandi genus ai quali noi inseriamo e la prassi amministrativa inserisce le cose. Ma anche il Forex stesso, io faccio spesso un parallelismo tra monete virtuali e Forex perché a mio avviso dovrebbero essere fatte uguali. Cioè, secondo me le monete virtuali non dovrebbero essere regolamentate come sono adesso, anzi non sono regolamentate, disciplinate diciamo, come sono disciplinate adesso, ma dovrebbe essere come è disciplinato il Forex, perché è più semplice per tutti. Però non è così, però anche il Forex stesso ha avuto una sua evoluzione, ci abbiamo messo 11 anni per capire come si fa, ok? Ci ha messo 11 anni l'Agenzia delle Entrate per dare un quadro pressoché definitivo. Ora siamo in grado di dire il Forex si fa così, punto. Però 11 anni. Le monete virtuali, la disciplina parte negli ultimi 3 anni, parte nel 2018, io credo che cambierà e si aggiornerà, e secondo me diventerà come quella del Forex. Vediamo come concepirà il regolamento MiCAP a livello comunitario, perché a livello comunitario le discussioni sono molto forti, e vedremo, insomma, da lì. Poi nel momento in cui il regolamento MiCAP comincia a individuare più la natura, eccetera, dopo è un attimo applicare la legge, capito? Perché magari fa il regolamento è direttamente applicabile negli stati, perché se esce questo regolamento, un regolamento comunitario non ha bisogno di una legge di recepimento, è direttamente applicabile. Nel momento in cui ci dicesse il regolamento, faccio un esempio, vengono trattate alla stregua di, anche le monete virtuali vengono trattate alla stregua di strumenti finanziari, automaticamente cambierebbe la regolamentazione. Si passerebbe da quello franchigia 51.000, eccetera, a qualche comma prima, che è quello del Forex, per esempio. Cioè, dobbiamo stare sull'attenti. Al momento abbiamo una disciplina, quindi dichiariamo il possesso di monete virtuali in quadro RT. Se abbiamo monete virtuali per un valore superiore a 51.000, le transazioni di prelievo che facciamo, vorrebbero anche scambio cripto-cripto l'agenzia, io non sono d'accordo, le tassiamo al 26%. Questo è la regolamentazione. Ma hai parlato di 51.000, insomma, i 100 milioni di una volta, no? Questo riguarda la somma di tutto quello che abbiamo, compreso anche l'eventuale conto Interactive Brokers che fa trading sul CME e non no, sulle cripto. No, io l'Interactive Broker... Allora, Interactive Broker, piattaforme di trading, hanno una loro disciplina e non è la disciplina di cui all'articolo 67,1 CTR, se lo volete vedere, che è quello che disciplina le monete virtuali, i quali parla di conti in valuta estera complessivamente considerati. Sono fuori quelli lì, perché
gli articoli dicono al di fuori del caso prima, al di fuori del caso prima, al di fuori, cioè a un certo punto si arriva a quell'articolo lì e non ci rientrano cose classificate da altre parti. Ad esempio, se io ho un conto in Svizzera, quello mi fa accumulo 51. Se io ho un conto negli Stati Uniti in dollari, quello mi fa accumulo. Se io ho i toro, non mi fa accumulo con le mie attività, non c'entra niente. Ha un'altra disciplina, pago altre imposte su quel conto lì. Pago quindi, altre cose. Conto estero in valuta estera, dollari americani, il caso classico nel caso del trading, diciamo così, fa accumulo e quindi si somma quello, l'eventuale cripto per arrivare a 51.000, invece il conto in euro messo da un'altra parte non riguarda. No, io valorizzo anche il conto in euro. Mi dispiace per tanti che dicono di no, ma io valorizzo anche il conto in euro. Lo conto ai fini 51.000. Se c'hai un conto in euro in Spagna, allora in Spagna e Unione Europea è un'altra cosa, però ne possiamo parlare e dipende dai casi specifici. Se c'hai dei conti in euro all'estero, io li valorizzo nel valore complessivo, perché ho trovato un articolo 67 commentato dove c'è tutta una spiegazione che io fornisco e cioè non vado mai a sensazione, a giudizio percettivo quando dico le cose. Comunque devo dire che i casi sono veramente rari, eh? Detentori di monete, cioè non sono così tante le persone. Sì, può capitare che uno c'ha un conto in Spagna in euro, ma non sono poche. Un'altra cosa invece hai accennato, il discorso cripto, no? Perché per quel che ho capito, io devo dichiarare in RT i soldi guadagnati, si spera, nel momento in cui scambio le cripto e me le riporto poi in euro, diciamo così, a casa. Però se io scambio Bitcoin con Ethereum, questo non sembra che faccia alcun tipo di cumulo, dico bene? Esatto, io sono d'accordo con te. L'Agenzia delle Entrate nell'ultimo interpello scrive che è assimilato anche al prelievo lo scambio cripto. Detto in confidenza, secondo me è una pura follia, così come è creazione del diritto da parte dell'Agenzia delle Entrate che non lo può fare. Cioè, secondo me non è possibile valorizzare quella cosa, perché spiego a più riprese, innanzitutto che il contribuente sarebbe messo in condizione di effettuare dei calcoli veramente complessi, con forti rischi di errore, e l'amministrazione stessa, per verificare la correttezza dei calcoli, dovrebbe impiegare delle risorse che non è costituzionalmente fattibile questa cosa, cioè perché la Costituzione parla di economia dell'azione amministrativa e l'articolo 10 dello Statuto dei Contribuenti, che comunque si ergono a principi generali del diritto tributario, dice che non possiamo chiedere troppo ai contribuenti, ok? Quindi questa cosa non tornerebbe. E inoltre, quando si va a tassare, noi tassiamo la capacità contributiva, ok? Quindi tassiamo la capacità di potere d'acquisto acquisita in più dal contribuente. E la capacità contributiva deve essere effettiva, concreta e oggettivamente determinabile, dice la legge. Ok? In uno scambio Bitcoin-Ethereum non è né effettiva, né concreta, né oggettivamente determinabile. Quindi, ragazzi, vi difendo io. Non tassate lo scambio cripto. Io facessi 1.000 scambi Bitcoin Ethereum. Ma guarda, ci sono chi ne fa milioni, infatti ma io parto con un Bitcoin, arrivo a fine anno che ne ho 522, perché sono bravissimo. A quel punto l'agenzia mi dice, ma quei 521 in più rispetto all'uno che tu hai dichiarato iniziando, dove saltano fuori? Allora, il dove saltano fuori è una cosa, l'applicarci la tassazione è un'altra. Chiaro, cioè, io ci parlo di tasse, ho fatto una plusvalenza. Se io applicassi, io arrivo a questi 522 bitcoin e applico la tassazione, dovrei calcolare ogni transazione che ho fatto, che sono permute sostanzialmente, perché io cambio una permuta, no? Cambio una cripto con un'altra cripto. Non faccio uno scambio come il trading, dove al titolo che corrisponde a un valore in euro io sostituisco un altro titolo con un valore in euro con un valore di carico e scarico. E questa cosa qui lo dice la legge, lo dice caro Alberto. E la legge delle cripto non dice questa cosa perché non sono strumenti finanziari. Quindi io dovrei valorizzarlo ad ogni scambio, ok? E poi riportare, cioè sarebbero dei calcoli assurdi o comunque molto complessi o comunque non garantiti dalle piattaforme che operano in questo settore. E soprattutto non sono strumenti finanziari, quindi perché dovrei calcolarli così? L'oppositore mio dice... No, aspetta,
ci arrivo prima, cioè se io valorizzo questi 521 bitcoin, a quale valore poi li valorizzo? Al 31-12, mettiamo caso che vale 30.000, poi arrivo al 30 giugno dell'anno dopo, che il bitcoin è crollato a 10.000, pago delle tasse su un valore potenziale? Non ha senso. Il mio oppositore direbbe, ma anche sulle azioni è così. Cioè, te hai il rischio del gioco azionario, potrebbe dire un mio oppositore. Ma io ti dico, ok, le azioni sono strumenti finanziari regolamentati, le cripto no. Quindi perché devo applicare queste robe? Allora, io sono molto ferreo su questa cosa. Si colpisce la capacità contributiva. Benissimo. Non si tassano le plusvalenze perché l'interpello non parla di tassazione delle plusvalenze cripto. L'interpello parla, e la legge, il comma 1 CTR dell'articolo 67, parla di prelievo dal wallet, assimilata alla tassazione delle plusvalenze. È una cosa molto diversa. Non si dice si paga il 26% sulle plusvalenze, ma si dice si paga il 26% sul prelievo dal wallet, il quale è assimilato alla tassazione delle plusvalenze. Quindi quando è che si ha prelievo dal wallet? Il concetto da tenere a mente è il prelievo, non è lo scambio. Ok? Il prelievo dal wallet si ha quando io dai miei wallet prendo e me li porto a me e diventano redditi reali, perché da 2-3 bitcoin diventano 100.000 euro. Sul mio conto corrente ho un incremento patrimoniale, espressione oggettivo e determinato di capacità contributiva al quale applico il 26%. Però mi hai messo un dubbio, magari terra terra, ma se io metto per assurdo un bitcoin, io mando sul mio wallet 30.000 euro e ci compro un bitcoin dopo, no? A fine anno dico, io ho un bitcoin, l'ho preso, qui c'era i 30.000 che ho fatto il bonifico, e poi dopo ho fatto tutti i vari passaggi, ho preso questo bitcoin. Un anno dopo, 10 anni dopo, prendo quel bitcoin che vale ancora 30.000, vendo e mi riporto i 30.000 a casa. Su quei 30.000, che è un prelievo a quel punto, non ci devo pagare tasse. Però posso scaricare il costo di carico. Il primo costo di carico io lo scarico. Cioè, se anche io... se era di 10 anni prima? Sì, vabbè, sì, perché l'ho tutto monitorato, l'ho tutto controllato. Okay, cioè, no, avevo tutto un dubbio stupido. No, però non è stupido perché io metto 50.000. Compro un bitcoin, l'anno dopo vale 100.000, io prelevo 100.000, scarico 50 del costo d'acquisto e calcolo il 26%. E quindi quello era chiaro, patrimoniale. Sì. Quindi sempre sulla plusvalenza effettiva realizzata. Praticamente l'interpello 788 dice ad un certo punto che lo scambio cripto-cripto è assimilato a prelevo dal wallet. Però lo dice senza alcun appiglio normativo. Cioè, lo dice perché sì, assimilato al prelievo dal wallet. No, non basta. Cioè, perché? E quindi, non, a mio avviso, io ai miei clienti poi se lo vogliono fare, gli dico, voi fatelo. Io spiego tutte le ragioni per cui, a mio avviso, un'eventuale contestazione sulla tassazione dello scambio cripto-cripto non sarebbe in piedi. Perché comunque c'è una Cassazione importante che dice che i pareri, l'interpelli, eccetera, sono i comportamenti con i quali l'amministrazione finanziaria si comporterà, ma sulla base dei quali non possono formarci avvisi di accertamento, i quali potranno essere formati solamente in base alla legge. E questo è fondamentale. Quindi cioè, l'amministrazione finanziaria non potrà dire non hai tassato lo scambio cripto-cripto perché io te l'avevo detto nell'interpello. Non lo può fare. Ti dice non hai tassato lo scambio cripto-cripto, hai violato quella norma e quindi io ti dico un segreto, quella norma non c'è. È per quello che io ti dico non lo facciamo, perché quella norma non c'è. Mentre uno ti dice ma non c'è neanche la norma sul prelievo, non è vero, quella c'è. È l'articolo 67,1 CTR, quella c'è. Questi sono aspetti più fiscali che legali. Volendo confidare un attimo nel campo... No, è che vabbè, quando si parla di test unico... È un mix, però... Un aspetto legale. La principale natura è fiscale. Quante tasse devo pagare? Cosa devo dichiarare? Sì, diciamo che fiscale è il calcolo. Se uno ragionasse invece su aspetti più banali, fra virgolette, ma evidentemente più legali, la donazione di cripto. Se io ho 100 bitcoin e decido di regalarne 50 al fruttivendolo perché mi dà sempre le pere più fresche. E questa cosa qui va dichiarata, non va dichiarata, certo. È una donazione come se gli regalassi 100 milioni o cosa? No, è una donazione pura, ci vuole anche il notaio.
Quindi non è che basta che trasferisco da wallet a wallet, mando al suo indirizzo e poi lui si trova con Lui questi. si trova in un problema grossissimo perché l'antiriciclaggio si dice da dove proviene il denaro. E quindi Esatto, poi potrebbero assimilarlo l'antiriciclaggio a l'abbiamo un po' redditi, trascurato finora, no? Però. potrebbero assimilarlo a redditi di impresa non dichiarati, perché è quello che stanno facendo in questa fase. Cioè, soprattutto chi ha partita IVA e c'ha i Bitcoin deve fare attenzione a tutta la corretta catena di provenienza, perché altrimenti li contestano come redditi non dichiarati. E voi fate conto che esiste una legge ben chiara dove dice che tutte le segnalazioni antiriciclaggio possono essere utilizzate ai fini fiscali per le verifiche sulle imposte sul reddito. C'è proprio scritto io oggetto le monete virtuali. È un decreto legislativo ultimo, quindi questa roba non se ne esce. Allora, la donazione a questo punto dipende da più fattori. Se la donazione è di modico valore, e il modico valore lo si valuta sulla base del patrimonio del donante, e chi è il rapporto che c'è fra il donante e il donatario. Ok? La donazione nel diritto è un atto unilaterale ricettizio, ossia vuol dire io decido per spirito di liberalità di darlo a te e devi accettarla. Ok? Non è un contratto, perché il contratto presuppone due prestazioni: io faccio qualcosa a te che te fai qualcosa a me. Invece la donazione io do questo a te e fine, però lo devi accettare. Per poter donare, altrimenti la donazione sarebbe nulla, significa che io de devo disporre di quella cosa. Ok? Se io dis devo disporre di 50 Bitcoin che voglio donare, io devo prelevarli per poterli donare. Quindi nel momento in cui io li prelevo dal mio wallet per trasferirli, ma io dici, ma io non è che li prelevo, li trasferisco direttamente, è un prelievo dal mio verso il tuo. Ok? Nel momento in cui io prelevo, in quel momento istante di prelievo, si verifica il fatto calcolatore. In quel momento io devo valorizzare il Bitcoin in euro e il notaio fa questo perché io sono stato, ho avuto l'opportunità di fare una donazione di Bitcoin di 1 milione da un notaio di Torino, di seguirla, insomma, e viene valorizzato in quel momento il valore e su quel valore il donante ci pagherà l'imposta 26% se è residente in Italia. Se non è residente in Italia, il donante non paga niente in Italia. Il ricevente beneficiario, se è un parente, ha le franchigie di esclusione, perché se è tipo un figlio in linea diretta, un genitore, c'è 1 milione, fino a 1 milione non paga nulla, poi paga il 4%. Se è il fruttivendolo, chi riceve quel valore deve pagare l'8%. E tutte imposte che si liquidano dal notaio. Quindi io e te andiamo dal notaio, tu mi dai 100 bitcoin, tu l'anno dopo per quei 100 bitcoin pagherai il 26% calcolato al valore il giorno di donazione e io invece al notaio, essendoci il valore, pagherò l'8%. Perché questa è la legge, ma questa è la legge sulle donazioni. Non è che siccome il protocollo di Satoshi Nakamoto ha detto che è tutta un'entità decentralizzata, allora non si paga nulla. Vi racconto una cosa molto seria. Siete residenti in Italia, la legge non è Satoshi Nakamoto, ma è l'ordinamento giuridico nostro. Quindi questa è la donazione è regolata così. Poi, perché a volte mi dicono, ma te vuoi far pagare le tasse? Ma a me non me ne frega nulla. Cioè, è la legge che dice questo. Non lo dico perché le faccio, No, ma io, è anche se che è un siamo in campo, live in appunto, streaming, io vedo le facce, capito? è la nomea che ha il mondo cripto di essere un mondo parallelo senza, non dico legami legali, ma senza quella tracciabilità No, classica del senza un mondo. ente centrale regolatore. Non c'è un ente centrale regolatore, ma la tracciabilità è assoluta perché il protocollo è su rete distribuita, accessibile a tutti. Chiunque si connetta alla rete blockchain avendo gli indirizzi pubblici dei soggetti vede tutte le transazioni che questo ha fatto e farà. È di dominio pubblico, quindi c'è tracciabilità massima nel momento in cui uno ha l'indirizzo. Uno potrebbe dire, ma io non glielo dico l'indirizzo, ma io vi garantisco che qualora vi sia una verifica fiscale, voi direte le cose. Perché non dirle è molto peggio. Nel mondo DeFi, che è ulteriormente schermato, fra virgolette, da quello che si può vedere dal di fuori, no? Le cripto che uno ha, che non ha, sono come dei titoli a portatore, no? Cioè io ho le cripto, le ho nel mio wallet e vado e poi le porto da me e prendo i soldi perché le faccio il cambio, faccio il prelievo. Ma nella DeFi non si vede questo, no? Cioè come, quando è che uno
diventa effettivamente il proprietario di quel bene, giuridicamente parlando, il fatto no? Che non si quando vede non rientro significa... che lo dichiaro o... Cioè... Allora, il fatto che non si vede non significa che non sono tuoi, punto numero uno. E cioè, il fatto di averli in defiance e fai è indifferente. Cioè, sono io che li dichiaro. Il fatto, se poi dopo viene fuori che te non l'hai dichiarati, ma siccome erano in defi, che vuol dire? Obbligo dichiarativo. Cioè, non è la dichiarazione delle monete virtuali, non è un'opzione. Cioè, non è che uno dice dichiaro o non dichiaro cosa mi conviene fare. Non è un'opzione. Cioè, noi viviamo in uno stato che accerta l'obbligazione tributaria su base dichiarativa. Esistono due sistemi giuridici alternativi, no? Io posso o dichiarativo o accertativo. Cioè, il dichiarativo, il contribuente dichiara i redditi che ha e autoliquida le imposte da solo. Oppure l'accertativo, ci vuole un atto impositivo che dice sulla base di quello che hai ti prendo queste imposte. Sono questi due sistemi. Noi siamo nel sistema dichiarativo. Abbiamo l'obbligo di dichiarare i nostri redditi e autoliquidarci le imposte. E nel caso del quadro W abbiamo l'obbligo di dichiarare attività estere. Benissimo, and the fine, non lo dichiari, è un problema tuo. Nel momento in cui poi tu questi soldi li vorrai valorizzare e renderli effettivi e concreti, anche acquistando bene in cripto, perché comunque se ti compri un viaggio in cripto, poi ci si arriva a queste robe, poi passi comunque dalla DeFi alla SeFi, le persone pensano di nascondere tutto, invece non nascondono niente. Io ho fatto una live con un tecnico informatico che faceva vedere in DeFi e trovava tutti i movimenti di quell'indirizzo in DeFi. Quindi lasciamo perdere. Poi le persone spostano per la DeFi ci devi arrivare in qualche maniera e lasciano una traccia in SeFi. Quindi guarda, sono tutte leggende perché tanti pensano di essere dei fenomeni, invece in realtà fanno dei grandi casini. Quindi basta un'apertura, basta un'apertura, in 1 milione di transazioni, basta un'apertura e ti trovano tutto. Quindi l'ha dimostrato un ragazzo in una live con me e tutti erano sbiancati, un silenzio c'è stato in quella live. Laddove io invece facessi staking, lì ci guadagno evidentemente, se no non lo farei. Quello è una plusvalenza normale Allora, lo oppure come? staking al momento non è disciplinato, non è regolamentato in niente. Quindi c'è chi dice andrebbe messo ad aliquota marginale, quindi messo nei redditi diversi, il guadagnato. Io dico di no, perché non è disciplinato, non è regolamentato. Io mi incrementa il mio portafoglio, incrementa la mia quantità di monete virtuali, le valorizzo a fine anno nel quadro W e tasserò al 26% l'eventuale prelievo. Io consiglio di semplificare così. Proprio perché c'è assenza di regolamentazione. Così ci pago il 26% come se fosse una classica plusvalenza. Esatto. E Io anche il consiglio questo. farming, cioè io vado ad alimentare i No, il pool. farming è diverso. Il farming è diverso perché se io partecipo a un progetto di mining è un conto. Se io... Allora, io non so, mando un Ethereum e partecipo a un progetto di mining che mi renderà X nel tempo. E non faccio niente, aspetto. Ok, in questo caso io ho delle monete virtuali che mi arrivano per l'attività di mining fatta da una mining pool o qualcosa. In questo caso sono anch'io, in questo caso consiglio comunque di metterlo nel valore finale RW e eventualmente tassare al 26% eventuali prelievi e non mettere, attenzione, come valore di carico l'Ethereum speso per comprare quella macchina. Ok, non metterlo. Perché non è un costo irriducibile. Se invece io però compro 10 macchine di mining, faccio un contratto di energia pannelli solari, faccio dei contratti per sottoscrivere con degli amici partecipazione al capitale, ecco, in quel caso si configurano tutti gli estremi di un'attività di impresa. Quindi in quel caso è necessaria partita IVA. Sicuramente un campo tutto da Va scoprire visto il ancora. caso concreto. Cioè, ora non deve uscire il titolo, l'avvocato Michele ha detto che per il mining serve la partita IVA. Non ho detto questo. Va visto il caso concreto. Cioè, può essere una cosa fatta per diletto, una cosa fatta occasionalmente oppure una cosa fatta strutturata. Cioè, a seconda di queste, di come evolve la cosa, io avrò nella dichiarazione un obbligo. Ok? Anche perché se si entra nei requisiti ex articolo 2082, che è l'imprenditore,
Cioè, lì non vale più niente, giacenza, plusvalenza. Dopo le regole sono ben definite. Il reddito di impresa si determina in una certa maniera. Ok? Quindi basta, bisogna stare attenti, bisogna avere contezza di quello che facciamo, di come lo facciamo, e di conseguenza ci comportiamo. Perché poi noi non c'è nessuno che ti viene a dire guarda, devi applicare quello, quello, quello. Non c'è questa cosa qui. Siamo noi, contribuenti, che insieme ai nostri consulenti, sulla base di quello che facciamo, ci comportiamo e dichiariamo. Io ad esempio che sono contrario alla tassazione, ma non contrario perché per etica, sono contrario sulla base delle norme che ci sono e non ci sono alla tassazione cripto-cripto, ok? E questo l'ho detto prima. Ci sono stati dei casi in alcune mie consulenze dove io ho detto guarda, qui sarebbe meglio per come ti sei comportato e per il lavoro che hai fatto calcolare le tassazioni in questa maniera. Ma paga un po' di più. Sì, paghi un po' di più, però è più corretto sul comportamento che tu hai tenuto. E quindi abbiamo fatto delle dichiarazioni con la tassazione anche dello scambio cripto-cripto. Ok? Perché in quel caso, insomma, era proprio strutturato a modi, cioè non c'entrava nulla col possesso di valute virtuali, era proprio trading. Ecco, abbiamo insistito molto oggi sul campo cripto perché come abbiamo potuto vedere ci sono più aspetti da considerare e più nebbia, diciamo, in tutto quello che si legge su internet, no? Un po' proprio per la supponenza, arroganza o supposizione in questo caso che sia tutto mascherato, ma in realtà no, perché prima o poi, come al solito, uno poi i soldi li riportarli a casa e quindi deve giustificare da dove arrivino e come mai arrivino. E come dicevi te prima, c'è anche il rischio addirittura che più che l'aspetto fiscale venga fuori uno legale, perché possono pensare alla provenienza di quei soldi, natura molto dubbia, che comporta altri tipi di problemi poi rispetto alla semplice ammenda di quello che non si è pagato. Il mondo in cui ho bazzicato io per 20 anni e che continuo a frequentare è quello del trading sui mercati regolamentati, pur esteri e pur da broker estero, che però alla fine è molto più semplice perché è appunto regolamentato prima di tutto, ma anche diciamo pure con meno variabili in gioco. Il concetto di staking, per dire, non c'è, la DeFi non esiste lì, quindi tutti questi passaggi intermedi non ci sono. È un mondo più semplice che pure però è fonte di mal di testa per la maggior parte dei trader. Io ogni volta verso maggio-giugno ho proprio un'agitazione perché so che devo occuparmi di tirare fuori tutte le carte necessarie a riempire quel fantomatico RWRT e non è mai tanto, tanto piacevole come esperienza, no? So che tu hai anche contatti collaborativi con diversi esperti commercialisti, insomma, che si occupano di questi aspetti proprio che non sono facili da trovare, perché se uno va da un commercialista generico, di solito quando guarda magari un report di Interactive Brokers sgrana gli occhi e impallidisce, no? Quindi ci vuole proprio un'esperienza specifica nel settore, giusto? Esatto, esatto. Sì, noi ci stiamo strutturando sempre di più negli ultimi anni per quanto riguarda le persone fisiche, quindi al di fuori del mondo d'impresa, nella corretta valorizzazione di questi dati. Allora, diciamo che il calcolo delle piattaforme di trading, eccetera, difficilmente viene fatto a mano. Cioè, c'è troppo rischio di errore. Quindi, generalmente, queste piattaforme ci danno la possibilità di esportare dei CSV che vengono inseriti nei software, elaborati, e questo software calcola direttamente quanto valorizzare sia in RV che in RT. Ce ne sono tanti di software, alcuni fanno anche delle schifezze, a volte sbagliano perché vengono fatti male, quindi dobbiamo ricontrollare la corretta valorizzazione delle cose. Quindi diciamo che noi usiamo più che altro il calcolo, ma non la compilazione della dichiarazione, che quella la facciamo noi. Quindi facciamo i calcoli con le piattaforme, poi la valorizzazione, eccetera, lo facciamo noi. Anche perché a volte, a seconda del comportamento tenuto dal cliente, possono esserci dei casi particolari che necessitano un intervento correttivo sul lavoro della macchina. Quindi questo è quello che dobbiamo fare. E poi sì, chi è abituato a fare reddito di impresa, magari si ritrova il contribuente che ha
Forex, cripto, poi come si chiama quella peer-to-peer e trading e non sa proprio cosa fare. Invece noi abbiamo un reparto che si occupa esclusivamente di quello. E questo è importante perché, ripeto, ho contatti con parecchi trader che in Italia, ovviamente parlo dell'Italia, che spesso sono spaesati anche loro e si trovano anche ad avere risposte che a volte confondono ulteriormente da parte del commercialista di riferimento per l'attività appunto imprenditoriale, via dicendo, ma non esperto nel settore. Per cui benvenuto Carlo Alberto Micheli perché serve un riferimento, secondo me, di questo tipo per chi fa questo mestiere, pur come persona fisica. Ecco, io adesso ovviamente ho un po' esaurito quelli che sono stati i miei dubbi. Spero che sarai magari disponibile se gli spettatori vorranno Certo. commentare il video, cosa che suggerisco ovviamente, e vorranno aggiungere qualche domanda, qualche dubbio loro. Questa non è una live, lo dico, ci siamo incontrati quando eravamo disponibili entrambi per fare questa chiacchierata, però non finisce qui, insomma, ecco, quindi io invito tutti a buttare giù domande che poi magari saremo noi a raccogliere e cercheremo di mantenere i contatti, Certo. comunque in ogni caso i riferimenti dell'avvocato Carlo Alberto Micheli li trovate in descrizione, quindi chiunque poi volesse eventualmente anche rivolgersi direttamente, immagino sarai disponibile ad ascoltare Certo. se c'è Sì, modo di c'è una chiarire. forma di contatto sul mio sito, poi dopo ci sono i ragazzi dell'amministrazione commerciale che si occupano di indirizzare a seconda delle richieste. E ci sono, può darsi che tanti facciano domande, ma se io avevo 51.000, allora il tasso di cambio, ecco, su questa roba io non riesco poi a rispondere perché ce n'ho quotidianamente, ma sul mio canale YouTube ci sono tantissimi video gratuiti, ce ne sono più di Sì, 30 ho sulle visto. criptovalute e quindi magari lì trovate la risposta a quel quesito. Poi se c'è qualcosa di particolare, molto volentieri. A volte è dai commenti e dalle situazioni particolari che io ho maturato la mia esperienza, nell'ambito cripto. Cioè non è che sono nato onnisciente in cripto, è che a forza di fare consulenze ho scoperto tanti fenomeni che si sviluppano intorno a questo settore, ho potuto poi andare a cercare le norme da applicare. Ecco, quindi questo è il valore proprio della formazione sta nel confronto, quindi è quello che sarò disponibile, insomma. Buon per noi. Io ti ringrazio tantissimo di averci dato la tua disponibilità per questa chiacchierata. Come detto, resteremo comunque in contatto, anche io per interesse personale, ovviamente, perché Poi ci avrò vediamo sul mio probabilmente canale. bisogno dei tuoi servizi per lavorare meno da pasticcione nel campo fiscale, anche come dicevo, 155 € me li hanno ridati, se non li vorranno indietro. E quindi grazie ancora e ripeto, invito tutti a rivolgersi all'avvocato Micheli nel caso avessero qualche dubbio, ovviamente non il dubbio spicciolo, però dubbi di impostazione generale, è qui e siamo contenti di aver fatto questo incontro. Quindi a tutti gli spettatori grazie per essere arrivati fino a qui e soprattutto grazie a Carlo Alberto. Arrivederci, diciamo così. Arrivederci.